hanno aperto la finale del Festival dei Castelli Romani. Ben arrivati a tutti voi e grazie per essere qua. Allora, vorrei sul palco con me per inaugurare questa serata conclusiva del Festival dei Castelli Romani, che questa sera è ospite nel comune di Genzano, l'assessore Patrizia Mancini. Volevo ringraziare in maniera particolare gli organizzatori del Festival dei Castelli Romani, perché sono giovani, hanno fantasia, hanno voglia di fare e si sono messi in gioco, malgrado tutto quello che accade quotidianamente, in questo campo, nel campo della musica. Io vi saluto da parte dell'amministrazione comunale di Genzano, vi porto un abbraccio collettivo e naturalmente ora, dopo aver visto le ragazze del Magic, che sono state carinissime, ascoltiamo della buona musica. Buona serata a tutti. Grazie. Colpo su colpo e stringo tra le mani un miracolo a cui non credo più, perché la verità è che in certi momenti non c'è musica o arte che possa confortare. Sono in cerca dell'eccezione, ma non capisco dove sia la regola.
dicono Repubblica, ma di cosa penso io? Qui solo i poveracci fanno i conti con il Dio. Mi dispiace cara Italia, sarei anche la mia mamma, ma io devo andare, la tua falsa non mi inganna. Cavalieri, senatori di un popolo distruttori, cavalieri, senatori di un popolo distruttori. Auto blu, l'Italia non c'è più. Auto blu, l'Italia non c'è più. Stiamo naufragando l'esperienza ci dice di leggerci forte alle braccia di Alice. Vedo l'orizzonte tramontarsi galera e dietro le sue sbarre riconosco la sera. La vedo costruire con discreta pietà l'equilibrio confinato nella nostra felicità. Giochi indegni negli asili. Tutte naie, sette bello, lunedì grande fratello Italia. Silenzi, roccaforte per chi cade giù dal ponte Italia. Chiedo lavoro e son propensa, cerchiamo solo via esperienza Italia. Davvero un piacere,
aspetterò. Io aspetterò. Finché arriverà il mio momento. Stammi accanto. Quello di non sperare nel successo, ma nel continuare ad amare la musica fino alla fine, perché spesso il successo bisognerebbe non farlo sapere a chi lo fa, perché ti cambia, e invece bisognerebbe riuscire a mantenere la stessa energia e lo stesso amore della musica come quando si è all'inizio. È l'unico modo perché poi la musica ti accompagni per il resto. Quindi viva la musica, e se c'è successo meglio, ma non è indispensabile. Io dissento su tutto. Cesario è l'universalitetto padrinissimo di lei nel Festival dei Castelli Romani. Allora, è doveroso dire due parole. Prima di tutto, capisco che magari qualcuno stasera possa aver visto qualche imperfezione. Però c'è anche da dire che questa manifestazione è il terzo anno, c'è tanta volontà e tanta voglia di migliorare, quindi cercheremo di migliorare, sperando che Francesca qualche volta telefoni e chieda qualche consiglio. E
soprattutto va sostenuto, quindi mi rivolgo anche a uno, a un rappresentante della giuria, un assessore, anzi non c'ha, ma c'ha, e quindi un'assessora. Mi raccomando, non mollate mai, perché se mollate voi non si va più da nessuna parte, perché qui carte bollate, fogli si sprecano, e quindi teniamo duro e cerchiamo di migliorare, e speriamo che i ragazzi prendano fiducia, perché la musica ha bisogno di essere sostenuta. Io non voglio proprio spillare come a poker questo premio, perché la sua bellezza potrebbe accecarvi, e faccio vedere il primo premio. Attenzione, copritevi gli occhi, ecco, questo è il massimo. Attenzione. Quindi, il Festival dei Castelli Romani, terza edizione 2014, viene vinto ancora una volta da un gruppo singolo, Fattori Recessivi! Fattori Recessivi! Ecco che guardarlo fa venire la cecità. Microfono! Grazie. Devo dire seriamente, inaspettata, è bellissimo vincere una manifestazione del genere, un concorso del genere. Volevo fare